feltro un po' più raffinato, diciamo così. La state lavando? E la stiamo lavando anche, sì sì. Stiamo trasformando la lana in feltro. Perché? Grazie all'acqua e al sapone, perché poi ci creiamo una lampada. E si chiamerà la Fea Lus, perché la Fea vuol dire pecora, in patois. E noi facciamo la pecora luce. Senza schiacciare sul tavolo, facciamo il suono del feltro. Cioè, siete delle gatte che fanno rotolare una palla di lana bagnata. Via! No? No? Guardatemi me. Chi è che l'ha già fatto il feltro con me? Io. Vieni anche tu. Il nostro museo è nato proprio con questi due temi importanti, recupero della pecora sambucana e valorizzazione di questa antica tradizione della transumanza, che in lingua occitana si chiama ruto. Questo è il centro di selezione. E come vedete ci sono anche le rondinelle che insomma girano e che vivono. Questo è il punto vendita dei prodotti in lana. Vabbè, ormai le persone sono abituate a, ad acquistare prodotti sintetici e quindi si vende sempre meno la lana. Il discorso è che mio nonno e mio papà andavano a vedere le pecore di sera, no? E andavano a vedere, ah eccoli, madonna quanta gente, andavano a vedere le pecore. Benvenuti intanto al quinto appuntamento di questo progetto che si chiama Ecomusei Palcoscenico Naturale. Non sto a spiegarvelo, guardatelo qua, che spettacolo. Noi siamo immersi nella vita. La relazione con la natura, la relazione con gli animali, gli alberi. Tutta questa roba è vivente, la pietra è vivente. Se tu tocchi la pietra calcarea con un archetto di violoncello, questa suona come un violino. Com'è possibile? Le prime volte che sono venuto qua avevo 5 anni. E beh, quando ero proprio piccolo mangiavamo anche un'altra montagna là. Poi la cosa bella che mi è sempre piaciuta è quando era più o meno i primi di giugno si attraversava tutto in punta a venire qua, io e mio papà da soli. E ovviamente c'è stato delle volte che nebbia, non vedevi niente e ero lui. Cosa faccio adesso? Poi io stavo dietro e le pecore partivano davanti, mi accompagnavano loro a casa perché non mi trovavo più. Anche perché loro ti insegnano tante cose e poi vai, ti insegnano il tempo, perché poi sono loro che ti danno tempo, non sei più te o l'orologio. Sono loro che ti insegnano ad avere il loro tempo. Prima facevo le tele metalliche. Sono sempre stato in quel reparto lì, però le bestie le abbiamo sempre avute da quando ci siamo sposati. Gli ultimi 12 anni ho fatto sempre il mattino all'Ambislena. Tutte le mattine d'estate partivo di qui con la moto. Madonna mia, ma scusa, che ora inizia il turno del mattino? Non ne ho mica orologi.
secondo. Che tiro? Tiro bene. Ma io incontro tanta gente che mi dice: oh, fare il vostro lavoro è bellissimo, e qui e là, e insomma, tutte queste cose. E io dico: sì, da una parte è bello, perché come già mi ripeto, siamo fuori all'aria aperta, non abbiamo padroni, insomma, ci gestiamo come vogliamo noi. Dall'altra, c'era un po' con quelli della città, perché non capiscono i sacrifici che facciamo noi per mettere il mangiare sul tavolo, ma non solo per noi, per tutti, perché se un giorno non ci sarà più il piccolo coltivatore che fa le cose, cosa mangeranno queste persone della città? Cioè, non si chiedono da dove arriva tutta la roba? Come è avvenuta questa desertificazione del cielo, cioè dell'assoluto, del mistero, dell'oltre a noi? Non attraverso il secolarismo, l'ateismo, queste cose qui, no. È arrivata attraverso il consumismo. Perché oggi qual è il senso della vita che il potere, che è sostanzialmente il potere economico, lo può capire chiunque, produci, consuma e poi crepa. E cerca di non fare rumore, perché non abbiamo più tempo. No? Mi penso che se vi ubbene le bestie, in pastre di un firmato che avven fa, gli avven di matù si assolete in montagna, te sole, e noi non sarebbe più di no, mi si ora insolete, mi si umme me sfeos e me munciano, mi sto bene a che.